Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per approfondire la storia del Tyrant 00 o, per gli amici, Mr. X, diciamo il boss più importante di Resident Evil 2. Ovviamente io vi parlerò della versione del 2019. Ora non so se è questa, quella, cioè del 2019, la storia canonica, ma di solito quando si fa un remake, la storia del remake è quella corretta, diciamo così. Niente ragazzi, volevo ringraziarvi per il supporto, poiché questi video vi piacciono tantissimo, sapete che a me piace molto parlare delle lore, e vi dico che questa è la, diciamo, la prima parte di Resident Evil, poiché la seconda sarà nel video del Tyrant, che sapete benissimo porterò. Però, quando, ultima cosa che aggiungo, poi andiamo al video, quando vi metto un post in community e scrivo prossimamente, non significa che quel video esce il giorno dopo, ragazzi, perché poi mi ero continuato a chiedere magari, però preferisco precisare questa cosa, il video va da un periodo di una settimana a un mese. In quel periodo di tempo il video esce, tranquilli. Niente, precisata questa cosa, direi di iniziare. Prima di approfondire il T00 o semplicemente Mr. X, ho bisogno di spiegare cos'è l'Umbrella Corporation, almeno per i successivi video di Resident Evil non avrò bisogno di fare ulteriori ripetitivi e tediosi spiegoni riassuntivi. Prima del fallimento del 2004, l'Umbrella Corporation è stata un conglomerato multinazionale britannica di diverse filiali, fondata nel 1968 con l'obiettivo di produrre molti prodotti nell'ambito farmaceutico, medico, chimico, cosmetico, alimentare, macchine industriali e addirittura trasporti e turismo. La realtà dietro tutte queste filiali unite riguardano il fatto che iniziarono a collaborare appositamente per coprire attività illegali che riguardavano il vero scopo della multinazionale. Andando a scavare nei meandri dell'Umbrella Corp, viene a galla che il vero obiettivo è quello di produrre con l'ingegneria genetica delle armi biologiche per l'eugenetica, la quale era il punto centrale del progetto Wesker, e per raggiungere questo scopo l'Umbrella ha a disposizione addirittura un esercito altamente addestrato alla meglio per operazioni paramilitari, equipaggiati, anche qui, con il massimo immaginabile e con macchinari e reparto aereo di altissimo livello. Cosa si intende però per progetto Wesker? L'obiettivo del piano dell'Umbrella è quello di dare vita ad una nuova razza di superumani potenziati geneticamente e del tutto controllati mentalmente dai capi fondatori dell'Umbrella, i quali negli anni a venire avrebbero visto la civiltà umana creare nuove generazioni obbedienti solo ai capi, vedendoli regnare incontrastati. Fortunatamente nel 1998, con il caos creato a Raccoon City, di cui parleremo in un video molto più in là, i due prototipi di superuomini furono distrutti. Successivamente alla distruzione degli eventi a Raccoon City, riguardanti sempre l'esplosione del G-Virus, nel 2003 l'Umbrella fu processata e le filiali mandate in bancarotta, chiudendo i battenti l'anno dopo e quindi l'Umbrella Corp fu cancellata totalmente. Bene, in grandissime linee sappiamo cos'è l'Umbrella e come si è comportata negli anni nell'ordine cronologico dei Resident Evil. Ora esiste la Blue Umbrella, ma è un'altra cosa che tratteremo anch'essa in un video apposito. Adesso parliamo dei Tyrant in generale, non entrando particolarmente nei dettagli di tutti quanti, poiché sono veramente troppi, anche a causa di Resident Evil Dark Side Chronicle, che veramente ne tirava fuori quasi uno a capitolo. Nonostante questo, però, per passarci una nottata in compagnia di un amico, devo dire che fu divertente. I Tyrant sono armi biologiche create, come detto prima, dalla Umbrella, seguendo il progetto denominato appunto Tyrant. Queste armi biologiche umane sono state create su una base di T-Virus, clonandone successivamente gli esemplari e continuando a sperimentarne dei nuovi. Nella creazione dei Tyrant, l'Umbrella non ha fatto altro che mutare il genere umano, ma evitando di renderli dei semplici zombie più potenti, determinando i geni dell'intelligenza e dando vita a quello che sarebbe stata la risorsa estrema per uso militare, i quali avrebbero comandato i Tyrant. E con la caratteristica
principale, ovviamente parliamo sempre dei Tyrant, della super rigenerazione e, in caso di ferite mortali, attivare la modalità Super Tyrant e ricevere un boost alle caratteristiche fisiche fuori dal comune, che addirittura arrivavano a mutare il proprio corpo in, magari, cesoie al posto delle braccia? Sì, ho preso per esempio il T-002. Purtroppo per l'Umbrella comunque il piano andò in fumo quando gli stessi bioumani, probabilmente a causa della troppa intelligenza, ammutinarono il progetto e sopravvissero ai comandi dell'associazione. Il primo esperimento per creare i Tyrant iniziò nel 1988, come avete capito quindi ben 10 anni prima del disastro di Raccoon City, questo perché il primo progetto che riguardava le Bow andò a buon fine nel 1980 e riguardava proprio i cani del primo capitolo della saga, i Cerberus, ma anche l'Hunter fu un ottimo progetto secondo gli scienziati dell'Umbrella. Ci tengo anche a precisare che Bow è l'abbreviazione di Bioorganic Weapons e ne fanno parte tutti gli organismi che vengono modificati geneticamente dall'Umbrella per venire utilizzati come complesse armi militari. Appuntato ciò, andiamo avanti. L'esito positivo del progetto Cerberus diede fiducia all'Umbrella e quindi iniziarono a progettare Bow su Bow, sempre più grandi e sempre più complesse, ma spesso non si capiva mai cosa mancava per arrivare al nirvana del progetto. Pochi anni dopo l'obiettivo era chiaro, si sentiva il bisogno di progettare delle Bows con un'intelligenza pressoché simile a quella umana, poiché i comandi che si potevano impartire alle armi biologiche di quel tempo erano decisamente pochi e soprattutto erano comandi molto semplici. Questo ha fatto sì che le diverse basi dell'Umbrella sparse per il mondo portassero avanti il progetto diviso in Umbrella America e Umbrella Europa. La prima si è concentrata sulla creazione di Bows fisicamente potenti, l'altra aveva come scopo la conservazione dell'intelligenza. Il progetto Tyrant comunque avrebbe unito queste due ricerche e colmato quel divario nella creazione, dando vita a delle serie di Bows con caratteristiche esteticamente più simili a quelle umane, ma con forza fisica migliorata e intelligenza quasi a livello di quella umana, chiamando questi superumani, come ormai abbiamo capito, Tyrant. I primi Tyrant esteticamente erano molto diversi da un semplice umano, alti più di 2 metri e avendo gli arti modificati dal virus in armi biologiche, come mani a forma di cesoie o braccia spinate. Questo a causa di una somministrazione di T-Virus troppo alta, che portò addirittura il primo Tyrant a soffrire di degradazione mentale, la quale non gli permetteva di rispondere più agli ordini, e anche ad una necrosi agli arti, alle zone di tessuto e porzioni di organo. Prima del maggio del 1998 il Tyrant 002 era completato, il primo vero e proprio prototipo che aveva un'intelligenza quasi a livello della sua forma umana pre-infezione. Nel 23 settembre 1998 Raccoon City cadde nel disastro a causa di alcuni disguidi tra l'Umbrella USA, il dottor William Birkin e l'agente dell'intelligence Albert Wesker, i quali per aggiudicarsi il dominio sul G e T virus arrivarono a cercare di uccidersi gli uni con gli altri. L'Umbrella mandò addirittura una squadra di recupero per la valigetta contenente i G e T virus, ai quali William lavorò per molti anni, con anche l'ordine di catturare vivo il dottore. Purtroppo però la task force sparò lo stesso a William Birkin, prendendo la valigetta con forza. Nonostante ciò, una fiala di virus rimase in possesso dello scienziato che, messo alle strette, decise di iniettarselo per fermare i soldati dell'Umbrella. Il dottor Birkin seguì la task force nelle fogne, eliminandone i componenti. Nella colluttazione però la valigetta si aprì e il liquido contenuto contaminò topi e scarafaggi, i quali divennero portatori di una grossa epidemia. Un'epidemia catastrofica, la quale distrusse gran parte della montuosa contea di Arklay e principalmente la stessa Raccoon City. Finalmente parliamo della storia di Mr. X, o comunque del Tyrant 00. Mr. X, o T-00,
è uno dei sei prototipi di Tyrant inviati a Raccoon City la notte del 29 settembre 1998. Divisi in due gruppi, avevano degli incarichi ben definiti. I primi cinque Tyrant erano impegnati in una missione all'impianto di smaltimento rifiuti della Umbrella, per combattere gli agenti della Delta Force presenti, i quali avrebbero scoperto che la famigerata associazione smaltiva i rifiuti organici avanzati durante degli esperimenti ed era camuffata in un semplice magazzino abbandonato atto a depositare rottami, distogliendo le attenzioni e permettendo all'Umbrella USA di tenere lontane le spie come Ada Wong. Il nostro caro T-00 invece fu sganciato da solo nella centrale di polizia di Raccoon City, con il compito di trovare Sherry Birkin, la figlia di William, e sottrargli la collana che indossava, poiché all'interno vi era uno degli ultimi campioni del G-Virus, ed uccidere tutti i civili e superstiti sulla sua strada. Leon e Claire, ovviamente, erano tra questi. Ecco perché il Tyrant li attacca da subito, e non solo quando cercano di portargli via Sherry. Sappiamo che, addirittura, per Leon era il suo primo giorno da poliziotto. Comunque, il Tyrant mostra nuovamente la sua ostilità uccidendo Ben Bertolucci, sua prima vittima probabilmente, che comunque era un giornalista che soggiornava tranquillo in una cella. Successivamente abbandona la stazione di polizia nella prima run, dando tregua al giocatore, e si dirige all'impianto di smaltimento rifiuti dell'Umbrella per iniziare una ricerca ossessiva di Nest per il G-Virus. Lì si incontrerà con il protagonista, il quale lo ferirà, e a causa di un incendio e metalli fusi derivati da alcune colluttazioni, come detto prima, il potere reale del Tyrant si innesca. Quando prende danni seri e queste ferite avevano un livello tale di danno, ha la capacità di mutarsi in un super Tyrant, venendo però nello scontro finale comunque ucciso da Leon Scott Kennedy con un lanciarazzi. Qui l'Umbrella USA ha fallito la sua missione e, nel tentativo di coprire tutte le prove di ciò che aveva fatto, delle persone che aveva sacrificato, il 1 ottobre 1998, con delle armi termobariche, ordina il ritiro dell'esercito e il bombardamento stesso di Raccoon City. Il tasso dei sopravvissuti durante l'epidemia era veramente basso e il bilancio delle vittime ufficiali è noto per corrispondere strettamente alla popolazione della città stessa. Dopo questa, l'Umbrella fu condannata per sempre.